Buongiorno a tutti voi, docenti che siete ora collegati col sito dell'Associazione Professionale di Est Lombardia. Siamo oggi insieme al critico cinematografico Beppe Musicco, presidente dell'Associazione Amici Sentieri del Cinema, coautore insieme ad Antonio Autieri, a sua volta direttore del sito www.sentieridelcinema.it, del bel libro di recensione di film per la scuola intitolato Cinema e Scuola, 130 film dalle scuole elementari alla maturità che adesso andiamo a inquadrare. Ecco, Cinema e Scuola, 130 film dall'elementare alla maturità, a cura di Beppe Musicco e Antonio Autieri per i tipi di Itaca Libri, che costa 18 euro, come si può desumere dalla controcopertina, e che viene distribuito, dove potete acquistarlo da Itaca Edizioni, itacaedizioni.it, oppure nelle migliori librerie, oppure sul sito Sentieri del Cinema. Appunto, il libro costa 18 euro ed acquistarlo nei posti che ho appena detto. A Beppe Musicco rivolgiamo volentieri le seguenti domande. La prima: da quali idee nate, come si è sviluppata quella di un volume che recensisce ben 130 film per la scuola dall'elementare alla maturità? Nasce dalla storia di Sentieri del Cinema, perché noi abbiamo iniziato ormai nel 2000 a scrivere di quello che vedevamo, perché i fondatori di Sentieri del Cinema erano tutti o professionisti che lavoravano nel mondo della critica cinematografica, giornalisti cinematografici, poi c'erano alcuni insegnanti e un esercente anche di una sala cinematografica. Per cui dalla nostra esperienza di confronto quotidiano col cinema, abbiamo iniziato a condividere quello che pensavamo e a scrivere di quello che vedevamo, ad uso dei tanti amici che ci chiedevano un aiuto per decidere che film vedere o far vedere ai propri figli o vedere insieme in famiglia o tra amici, oppure anche degli insegnanti che ci chiedevano dei supporti per il loro quotidiano lavoro sulla didattica. Per cui insegnanti che ci chiedevano quali film consigliare quando si trattava di un determinato periodo storico, oppure se c'erano delle trasposizioni di classici della letteratura al cinema. Per cui questo è stato l'inizio. Poi da lì le recensioni sono sempre diventate di più e più specifiche, finché abbiamo deciso di raccoglierle 10 anni fa in un libro che si chiamava Cinema e Famiglia, pensato proprio per le famiglie, e adesso con Cinema e Scuola, usando questa proprio suddivisione, proprio dividendo per anni, in modo da fornire un ulteriore aiuto che permetta di orientarci tra i tanti film che sono usciti e che escono ancora quotidianamente, ad uso non solo degli insegnanti, perché si chiama cinema e scuola, ma ovviamente anche per i genitori e per i ragazzi stessi. Certo, di questi 130 film che avete recensito, oltre la metà sono made in USA, made negli Stati Uniti d'America. Poi vengono di gran lunga distanziati film giapponesi, poi quelli francesi, quelli italiani, e poi in ultima posizione risultano essere i film tedeschi e quelli britannici. Come mai questo divario, guardando al mercato dei film che vengono proiettati nelle sale cinematografiche italiane anche con la cinematografia americana, appunto, anche per le scuole che riguardano i film dedicati alle scuole? Allora, Hollywood produce dai 5 agli 800 film all'anno. In Italia se ne fanno intorno ai 200 e non tutti questi 200 escono al cinema. Per cui la prima risposta potrebbe essere una questione di proporzione. Abbiamo rispettato anche certe proporzioni. La realtà è che certi film americani hanno una diffusione nel nostro paese che è molto maggiore dei film italiani, per cui noi non trascuriamo affatto il cinema italiano, però dobbiamo fare i conti col fatto che molti film americani sono anche più facilmente reperibili di alcuni film italiani.
E devo dire che la visione hollywoodiana della realtà spesso è più in sintonia con il nostro guardare di alcuni film italiani che sono eccessivamente di nicchia, per cui faticano a trovare un pubblico. Parlando con la gente sentirai molti che dicono: ah, io il cinema italiano non lo posso guardare. Non perché noi aderiamo a questa visione, non abbiamo preconcetti di nessun genere nei confronti del cinema italiano come di nessun'altra cinematografia. Però è vero che molti film italiani ci sembrano molto introspettivi, molto relegati a storie molto piccole, molto particolari. Da questo punto di vista, la filmografia americana permette un'ampiezza di sguardo e di temi molto più vasta. E così pure anche le altre filmografie. Sono contento che, anche se in proporzione minore, tu hai osservato che ci sono film asiatici, ci sono film europei, che non abbiamo cercato di trascurare nessuna filmografia, nessuna cinematografia. Se c'è un bel film che è uscito anche dall'altra parte della Terra, ben venga. Certo, gli insegnanti che vogliono vedere qualcuno dei 130 film, dove li possono trovare? Allora, ormai le piattaforme, cito Netflix o Prime, Apple e così via, riescono a scandagliare tutto il mercato, per cui si può trovare tutto. Io sono sempre favorevole ai DVD. I DVD, permettono di avere in mano qualche cosa, per cui, se è possibile avere il DVD, io lo preferisco. La maggior parte dei film che citiamo sono disponibili anche in DVD, però capisco che adesso come adesso l'utilizzo del DVD è molto diminuito perché basta collegarsi a una piattaforma e si trovano. Le piattaforme sono tante, sono anche quelle gratuite come per esempio RaiPlay o Mediaset Play hanno tanti film storici che sono di visione gratuita, per cui la maggior parte dei film che noi indichiamo sono reperibili sulle piattaforme. Certo, leggendo le diverse recensioni si può notare una certa passione, fra virgolette, proprio una scrittura che è connotata da una passione, non troverei un termine migliore, da parte di chi propone le schede di lettura dei diversi film. Da dove nasce questa passione? Proprio un connotato della scrittura, proprio, Allora, che si vede con io ho persone dei allora, cinefili proprio in carne ed ossa. io sono nato alla fine degli anni 50 e la mia educazione cinematografica si è svolta il sabato pomeriggio all'oratorio della Bovisa, da dove vengo, e dove si proiettavano i film di Jerry Lewis e Dean Martin, i western con John Wayne. E quando uno inizia a guardare i western con John Wayne, dopo non può non appassionarsi al cinema. Da lì ho iniziato a organizzare Cineforum quando ero al liceo, nella scuola superiore, e sono andato avanti a guardare i film più volte alla settimana, andare al cinema, che è comunque un'esperienza, secondo me, 1.000 volte superiore che guardarsi i film in televisione, per cui io sono cresciuto nella sala cinematografica. E ritengo, e io come gli altri, i sentieri del cinema, che il cinema sia un grande mezzo per continuare la tradizione dell'uomo di raccontare. Il cinema è diretto erede di quelli che si trovavano davanti a un fuoco e recitavano i versi di Omero. E da lì poi, dopo la scrittura, le arti visive, la pittura, il mosaico, mi ricordo quando durante un festival di Venezia, l'allora patriarca di Venezia, il cardinale Scola, invitò la stampa in San Marco e, indicando i mosaici di San Marco, disse: ecco, questo è l'antesignano del cinema, la gente che non sapeva leggere e scrivere davanti ai mosaici che raffiguravano le storie della creazione della Bibbia, riviveva quelle vicende. Il cinema, diceva, è la continuazione di questo e noi vi siamo grati per questo, perché grazie al cinema voi potete continuare a far vedere alla gente non solo la storia, l'immaginazione, ma la creatività umana. Ecco, il cinema secondo me è questo, un prodotto della creatività umana e come tale ha questa dimensione comunitaria della visione che c'è solo al cinema che va coltivata. Noi abbiamo cercato
costantemente attraverso le nostre recensioni, le schede, gli incontri che facciamo nelle scuole, negli altri luoghi anche, di tenere viva questa passione, questa constatazione che l'uomo si ritrova per sentire un altro che racconta, per cui un luogo di incontro dove c'è uno che dice: guarda, una storia bellissima da raccontarti e adesso te la faccio vedere. Certo, un'ultima domanda. Qual è il film che ti è piaciuto di più raccontare e recensire? Qual è il film che più ti è piaciuto, se si può fare questa domanda? Su 130 film ce ne sarà uno che diresti domani vado a vedere, che questo qua merita il prezzo del biglietto. Guarda, di quelli 330 tutti li consigliamo che vanno in prezzo del biglietto. Ci sono alcune cose, per esempio, l'animazione, che è sempre stata considerata una cosa da bambini, in realtà è un mondo bellissimo che permette di valorizzare la fantasia. Per cui, per esempio, io sono un cultore delle opere di Miyazaki, perché ritengo che pur usando adesso in un periodo in cui si usa il digitale, il 3D, lui sempre usando i colori classici, una tavolozza di colori pastello e il pennello, è riuscito a raccontare cose bellissime. Per cui alcuni suoi film, come La città incantata, come Kiki consegna a domicilio, Si alza il vento, sono film secondo me meravigliosi anche da far vedere non solo ai bambini ma anche ai grandi. Oppure i grandi film della Pixar, sto pensando a Toy Story 2 e 3, Certo. che sono tutti film che hanno il vantaggio di essere visti e capiti da bambini, ma anche agli adulti rivelano un percorso più complesso, ma certo pieno di spunti, come per esempio in Nemo, la storia dell'affronto di un padre che ha un bambino che è colpito dall'handicap, come il piccolo Nemo che ha una pinna che è anchilosata rispetto all'altra. E poi, vabbè, i grandi film che raccontano grandi storie, non so, io sono un fan di Francis Ford Coppola e di film come La saga del Padrino, che magari non è indicata subito per i più piccoli, ma che ha una capacità di raccontare e di rendere epica una storia anche ricca di azioni criminali, ma di renderla con la stessa dignità ed epopea che appunto avrebbe un classico della letteratura. Grazie mille Beppe Musico. Bene, l'intervista è finita, cari amici di Destra Lombardia. Vi raccomando l'acquisto di Cinema e Scuola, 130 film dall'elementare alla maturità, a cura di Beppe Musico e Antonio Autieri, Iteca Edizione. Ve lo faccio ancora vedere, questa è la copertina. Mi raccomando, correte ad acquistarlo. Ciao. Arrivederci.